Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Pacchetto DHL appena arrivato da Hong Kong e adesso vi faccio vedere cosa c'è qui dentro. Almeno spero che ci sia, quindi attrezzo super professionale per andare a vedere cosa si trova all'interno di questo pacchettone che è appena arrivato. Allora, confezione è stata sigillato ulteriormente dentro questo scatolo, quindi ancora non vi voglio dire nulla. Benissimo, altro bel cartonato con le bolle per proteggere un po' il dispositivo. E qui abbiamo l'Elephone P7000. Fresco fresco appena arrivato da Hong Kong. Io l'ho acquistato direttamente da coricool.com, che è un sito internet che mi sta dando grande supporto anche per via di un gruppo WhatsApp che c'è, quindi abbiamo sempre risposte in continuo e informazioni sul dispositivo e non solo su questo, quindi ottima come soluzione da parte di questo sito internet. Adesso vediamo cosa c'è qui. Sono dalla parte rovescia, infatti. Qua c'è il logo presente come su tutte le scatole e tutte le varie recensioni estere che ho già visto. Allora, qui abbiamo intanto il vetro aggiuntivo che ho pagato, tra virgolette, a parte insieme all'ordine. Una pellicola di standard aggiuntiva anche mezza spiegazzata, quindi vabbè, speriamo che si possa ancora utilizzare. Dopodiché qua abbiamo la cover con tanto di sportellino e Windows, quindi apertura per andare a utilizzare il dispositivo anche da chiuso. Poi qui dentro dovrebbe esserci il cavetto micro USB per la ricarica e in teoria, se ci riesco, carica batterie da casa in formato europeo con circa un amperaggio in uscita di 1 A, quindi un carica batterie praticamente standard. Andiamo a dare il dispositivo. Io l'avevo scelto di un altro colore, ma siccome non avevano una data certa di quando potevano consegnarmelo, me lo sono fatto mandare bianco. Dispositivo è grandino, cavolo, sei grande. E anche abbastanza pesantino. Adesso qui abbiamo anche il manuale di istruzioni che, se non ricordo male, infatti è scritto anche in inglese, quindi per carità non sarò sicuramente il miglior traduttore al mondo, però se non altro non è in cinese, quindi si può utilizzare anche un libretto di istruzioni per chi lo utilizza. Allora, non vedo la batteria, che suppongo a questo punto spero sia già montata sul dispositivo. Andiamo a vedere. Mi sembra proprio di sì. Allora, ho già sentito varie informazioni in merito per chi l'ha già ricevuto, che il display ha poca luminosità, però sembra sia un problema della ROM che c'è montata. Quindi la batteria è già dentro, vediamo un po'. Qui hanno messo i soliti sigillini per non fargli fare contatto, quindi adesso noi li togliamo. Benissimo, ecco, quindi ragazzi, il dispositivo è arrivato tutto a posto e la scatola è completamente diciamo intatta, non ci sono particolari botte. Vi faccio giusto un primo avvio per vedere se è tutto funzionante. Dopodiché, tra qualche giorno vi farò una prova definitiva del dispositivo, di come funziona e quant'altro, prima di sicuramente venderlo. Qui, a mio avviso, dovrebbe esserci. No, non è venuta via. Va bene, intanto dopo la tolgo. Avviamo il dispositivo. Si avvia? Si è avviato. Allora, vediamo un po'.
Allora, intanto vi dico un po' di caratteristiche: un 3 giga di RAM e un processore 8 core 64 bit della MediaTek e un 5,5 pollici Full HD, 13 megapixel di fotocamera posteriore principale, 5 megapixel quella frontale, una batteria da 3450 mAh. Abbiamo un frame in metallo laterale, qui abbiamo una doppia uscita, però non so se siano alla fine due altoparlanti oppure una sia microfono o altoparlanti, e il tasto home di accensione, carica batterie micro USB, attacco cuffia jack 3,5, fingerprint, quindi lo sblocco con impronta, fotocamera posteriore e flash LED singolo. E il peso è abbastanza importante, comunque la misura sembra un po' più piccolo di un Note 4. E giusto per farvi un paragone veloce, questo è, scusate, sto buttando a terra tutto, aspettate un secondo, questo è un S6, ecco, così più o meno vedete la differenza. Ovviamente 5 pollici, 2, 5 pollici e mezzo, la misura appunto è bello grande, le cornici sicuramente non sono ottimizzate al massimo. Vediamo cosa mi dice qua? Sblocchiamo il sistema, welcome, ok. Ok, e niente, per ora mi sembra tutto in ordine. Dai, vi do le prime impressioni fra qualche giorno. Intanto, come potete vedere, l'unboxing è già a vostra visione. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.